Io soffro di vertigini, Joe! No! Al mio tre, saltiamo! Uno, due, tre! Chi è l'imbecille che ha scavato una galleria proprio qui sotto? Siamo stati noi, Joe! Che fate, fratelli Dalton? Vi godete un po' di fresco? Perché gli italiani alla fine falliscono miseramente? Sono un incapace, la vergogna della famiglia. Non sei un incapace, Joe. Sei il migliore, il numero uno. Sì, Joe, sei senz'altro più cattivo, malvagio e perfido di tutti noi. Cosa c'è che non va, Joe? Hai dormito male o hai dei budini al posto dei bicipiti? Sai, Emmett, credo che l'abbiamo offeso. Cos'è? Una barzelletta? Anch'io ne conosco una buona. Allora, Totò va al mercato e una volta arrivato... Potevi almeno aspettare la fine! Un detenuto depresso non va affatto bene per un penitenziario. Deve rimetterlo in sesto, signorina Betty. Voglio essere circondato da detenuti allegri. Un corvo morto. Una pietra tombale. Un campo di fiori. Ottimo, Joe! Molto bene! Appassiti. Sembra che abbia perso le forze e perfino il desiderio di evadere. Oh, ma è imbarazzante! Se i pezzi grossi sapessero che Joe Dalton non vuole più evadere, mi taglierebbero i fondi. Beh, magari se lo mettessimo di fronte a una situazione che gli piace, potrebbe ritrovare la gioia di vivere, eh? Dai, non devi fare così, non lasciarti andare, la vita è bella. È vero, prova a pensare positivo, Joe. Potrebbe essere molto peggio di così, che ne so, potresti anche essere piccolo e brutto. Joe, abbiamo una bella sorpresa per lei. Ecco la sua sorpresa. Guardi, Joe, una banca, non le ricorda niente? Aiuto! Il famoso Joe Dalton! Ti prego, non farmi del male! Che ci faccio in banca? Non ho neanche dei risparmi da depositare! Ho un indovinello fortissimo! Sono verde, tondo, salgo e scendo! Indovina che cosa sono? Un pisellino che salta sul tappeto elastico! Oh, santo cielo! Sono davvero molto imprudente ad andarmene in giro per la città sola e indifesa. Guardi quella signora, Joe! Cosa le viene in mente? Permette che l'aiuti ad attraversare! Non ci provare! Conosci quella del bassotto che dipinge il soffitto? Sì, la conosceva già. E questo gioco cosa le fa venire in mente? Che ho bisogno di vomitare. Mi arrendo. Joe Dalton è incurabile. Potremmo fingere di farlo evadere, magari assecondando uno dei suoi piani. Potrebbe ridargli fiducia, non crede? Sta parlando di un detenuto, signor direttore. Naturalmente. Infatti l'evasione riuscirà solo a metà. Pete, dobbiamo assentarci per un breve lungo minuto. Andiamo, Emmett, visto che la porta della cella è chiusa a chiave. Ah, il brutto vizio di lasciare le porte aperte. Che gli piaccia o no, Joe evaderà. Vedrai che stavolta funzionerà, Emmett.
ne posso più! Lei mi farà impazzire! Voglio dei detenuti allegri nel penitenziario! Allegri, non delle facce lunghe 6 metri! Sono caduto in depressione. Non è certo colpa mia. E io sono sull'orlo di una crisi di nervi! Si faccia curare. Ho trovato, signor direttore! Oh beh, non credo sia possibile. È andato in pensione. Sì. Mm-hmm. Joe, in parlatorio. Ehi là, Joe. Non ti aspettavi di vedermi. Lucky, Lucky, Lucky Luke! Fatemi uscire da qui! C'è Lucky Luke! Voglio strangolarlo con le mani! Finalmente Joe Dalton è tornato. Stavolta non mi sfuggi, Lucky Luke! Lo voglio ammazzare! Lasciatemi, lo voglio ammazzare! Levatemi le mani di dosso! Fatemi uscire, fatemi uscire! Voglio uscire! Aprite subito il portone! C'è la chirurgia fuori! Gli devo spezzare tutte le... Sono un direttore malinconico e solitario. Questo cowboy mi ricorda qualcuno. Ma sì, certo! È Batman! Ci sono novità riguardo alla tua posizione giuridica, Joe. Se è per la dinamite che ho nascosto sotto il materasso, è un prestito. Abbiamo trovato un vizio di forma, bisogna rifare il processo. Mm? E nell'attesa, sei libero. Possiamo tenerci la dinamite? Mi armo, rapino una banca e torno a prendervi. Ti sei segnato l'indirizzo? Joe Dalton evade, devo andare ad avvertire le guardie! Grazie di tutto! Oh, troppo tardi! Consegna le armi, sono Joe Dalton! Joe Dalton? Dei fratelli Dalton? Ma loro sono 4 e tu sei da solo! Ti ho detto che sono Joe, il più basso e il più cattivo dei fratelli Dalton! E chi me lo dice che sei tu il più basso, se non posso fare un paragone? Bravo, vedo che cominciamo a ragionare. Dammela! Oh! Beh, non sono riuscito a procurarmi le armi, ma ho un piano. Mamma vi ha fatto i biscottini! Ho nascosto le istruzioni nei dolcetti. È strano il nuovo ingrediente di mamma! È sempre commovente vedere le famiglie riunite. Joe Dalton evade ancora. Stavolta non ho il tempo di avvertire le guardie. Lo attacco! Non si vede niente. Secondo me l'ha scritto con l'inchiostro simpatico. Stanotte Joe studierà un diversivo per attirare le guardie. Abbiamo la corda. Adesso il rampino. Fase 4, attaccare il rampino alla corda. Ci sei? Bisogna lanciarlo. Sta attento, Joe Dalton. Il feroce cane da guardia fa la ronda. Non ci siamo dimenticati qualcosa. Ah, questa volta non mi scappi, Joe Dalton. Bene, ho fatto un piano più dettagliato. Stavolta non fallirete. Ehi, smettila di trattarci come degli idioti, eh? Dai qua! Sei sempre la solita schiappa in disegno, Joe. No! Sta tranquillo, Joe ci tirerà fuori. E Joe di qua e Joe di là, come se facesse sempre tutto lui. Gli dimostreremo che possiamo evadere anche da soli. Eh?
sei tu, Bob. Joe Dalton è diventato una guardia. Formeremo una grande squadra, io e te. Abbiamo bisogno di un piano. È troppo difficile usare la propria testa. Ma sì, useremo la tua testa. Non ti voglio avere in mezzo ai piedi. Ho afferrato, socio, ti guardo le spalle. Bob! Pronto? Pronto! Sarai fiero di noi, Joe! E uno! E due! Ta-da! E tre! Scappiamo prima che questa guardia dia l'allarme! Là! Joe Dalton! Ah! Ligio al mio posto, signore! E adesso? Com'è il seguito del piano? A sinistra! E adesso? Ancora a sinistra! Fermo! Sono laggiù! Ehi! Ah, una guardia! Geronimo! Joe è tornato nelle celle! Beh, fine dei giochi! Jack! William! Everell! Ciao! Il mio socio ha bisogno di rinforzi. Ora tocca a me entrare in gioco. Attenzione! Adesso! Non so perché mi hanno dato una medaglia. Non è neanche di cioccolata. Beh, ma è colpa tua, Joe. Stavamo per evadere e tu hai mandato tutto a monte. Io? Siete peggio di una palla al piede. Via dalla mia vista prima che vi strangoli! È tutto a posto, Joe. La tua posizione giuridica è stata sistemata. Ma adesso devi scontare un mese in cella d'isolamento per aver tentato di far evadere dei detenuti. Cosa? Ma è uno scandalo! È stata un'idea loro! Non state lì impalati e dite qualcosa! Potremmo avere anche la razione di Joe a mensa! Allora, chef, quale succulenta ricetta ci prepari quest'oggi? Oggi cucineremo peperoncini al lardo alla Vero Falco. Una girandola di sapori, una goduria per le papille! Evviva! Bravo! Everell, rifai la ricetta e di corsa! A tavola è pronto! Dammi! No, assaggia prima tu! E adesso su, starnutisci! Ma dove sei? Ma sono qui, Joe! Lo trovo delizioso, il mio intruglio! Certo, è l'intruglio di Everell che l'ha reso invisibile! Everell, sei un vero genio! Vieni, fatti abbracciare! Ma sono qui, Joe!
Funziona! Siamo invisibili! Forza, scappiamo! Joe, invisibile non vuol dire che possiamo attraversare i muri. Guardie! Guardie! Ci sono degli insettoni nella nostra cella! Dove sono gli insettoni? Oh. Allarme! Allarme! I Dalton sono scomparsi! Scomparsi? Senza lasciare traccia, niente! Né lenzuola annodata e né tunnel! Bloccate tutte le porte! Non fate uscire nessuno! Devono ancora essere all'interno del penitenziario! Adesso voglio proprio vedere che fanno. Nulla sfugge a Melvin Peabody. Oh, che c'è da ridere? Come dice, scusi? Ora andiamo a rubare le chiavi al direttore e poi tagliamo la corda. Ehi, sto volando! Sto volando! Everell, che ci fai col cane? Beh, è un souvenir, Joe. Si viaggia leggeri, capito? Ho sempre sognato di essere un supereroe! Sì, sì, lei stava ridendo, Em. Eh? Ma dove sono, accidenti? Attenti, c'è qualcuno! Non è possibile. Che ingratitudine. Ah, grazie. Così manda tutto all'aria. Guardie, guardie, venite! Arrivo, Super Rantan Plan! Allarme, allarme! Non si corre! Chi è là? Siamo noi, i fratelli Dalton. Le chiavi. Le chiavi? Ma io non ce l'ho le chiavi. Non si dicono le bugie. Pardon, signore. I fratelli Dalton sono invisibili là, davanti a voi. Là dove? Qui. State tranquilli, ci sono qua io. I miei occhi di supereroe individueranno i fuggiaschi, benché non si dica. Via, scappiamo! La pozione non ha più effetto! L'essenziale è avere le chiavi! Oh, quale sarà di queste? Presto, acciuffateli! No, guardi che lei non ci paga per acciuffare i fantasmi. Vi raddoppio il salario. Lo triplico. Lo quadruplico ed è l'ultima offerta. Beh, d'accordo, quanto? Il penitenziario è stregato! Il penitenziario è stregato! Stregato? Stregato! Stregato! Dannato mazzo di chiavi! Fatto! Guardate, guardate e apprezzate la libertà che ci tende le sue grandi braccia. È bello, no? Beh, andiamo giù. Aspetta, con calma. Questi sono momenti da assaporare. Non ci corre dietro nessuno. Fermi dove siete! Mani in alto! Insomma, quelle che si vedono... Ah, un altro fallimento! È irritante alla fine! Ah, adesso basta! Smettila, Everell! Non ci posso fare niente, Joe! Non riesco a digerire la pozione! No, non mi sono dimenticato i pantaloni! Li porto sotto gli slip, come fanno tutti i supereroi! Di cultura indiana e vita pratica, il signor Vero ci inizierà all'arte misteriosa dello stregone. Grazie a questo vi dimostrerò che posso trovare l'acqua nel deserto. Oh, sento la forza dell'acqua. Ah!
stato dell'acqua! Molto interessante, signor Vero, ma sarà meglio tappare quel buco prima che ci sia un'inondazione. Un'inondazione? Vi è venuta un'idea? Una sorgente nel penitenziario e un'iniziativa ecologica. Bravo, Vero Falco, posso chiederle come fa? Certo, non c'è nessuna stregoneria, il segreto è... Ho perso la mia bacchetta! Guardate cosa ho preso in prestito! Ma è un semplice bastone! No, è un piano! Grazie a questa bacchetta troveremo le sorgenti nel cortile, scaveremo, l'acqua zampillerà e opla! Inondazione! E dopodiché? Dopodiché ci mettiamo a fare un po' di surf. Adoro il surf! Ma no, razza di imbecilli! Dovranno evacuare il penitenziario e noi approfitteremo della confusione per filarcela. Avanti! Sbrigati a trovare l'acqua, bacchetta! Deve essere qui! E pure qui c'è dell'acqua! No! Eccola qua! E anche là! E mi sotto! E anche qui! Un giorno dovrò scrivere un libro sulla mia vita! Forza, rientriamo! Aspetta, non dovevamo fare il surf! Il penitenziario sta affondando! Dobbiamo aver urtato un iceberg durante la notte! Mi sembra che ciò non sia affatto normale. Ci ordineranno di lasciare il penitenziario. È l'acqua che dovrebbe lasciare il penitenziario? Il portone è finito sott'acqua, io non so nuotare! Io nemmeno! E adesso cosa facciamo? Beh, vediamo. Tutto questo non è previsto dal regolamento. Dobbiamo ordinare subito l'evacuazione! Un momento, lasciatemi riflettere. E se invece ne approfittassimo per fare un bagnetto? Ah, allora, pesciolini, belli i lavori forzati, respirate meglio nell'acqua. Poveretti, non ci sono altre scialuppe di salvataggio. Non ci ha fatto lasciare la prigione, incredibile. Il tuo piano fa acqua. Bisogna immergersi per andare ad aprire il portone. Ma io non so nuotare, Joe. Neanche Everell, quando avrò imparato a nuotare tutta l'acqua sarà già evaporata. Imiti la rana, signor Everell, muova le gambe come se fosse una rana. Ruota come una palla di ferro. Come due palle di ferro, anzi tre attaccate insieme. Le palle di ferro ci sono, ho un piano. Ci attaccheremo le palle ai piedi. Il peso ci trascinerà sul fondo e una volta lì apriremo il portone e fuggiremo. Ma come faremo a respirare? Già, non ci avevo pensato. Ci ho provato! Non si respira affatto bene sott'acqua. È semplice, ci nasconderemo dentro un barile così potremo respirare. È lo stesso principio della campana subacquea. E allora, leggo, mi informo. Adesso! Devono essere disperati, si sono buttati in acqua, devo riuscire a salvarli! Ci siamo! Chi vuole andare? Ho capito, siete i soliti vigliacchi! Non vi sembra strano? L'acqua non sta entrando! È l'effetto della pressione dell'aria! C'è scritto su tutti i libri! Imita la rana, Joe! Muovi le gambe come fa la rana! Cosa vuole questo stupido cane? Accuccia, botolo! Accuccia! Poveretto, sta delirando! Deve essere la mancanza di ossigeno! Oh,
ma questo non è affatto normale. Guardate, no, i Dalton si sono coraggiosamente sacrificati per tentare di aprire il portone. Bravi, questo sì che è spirito di iniziativa temeraria e intraprendenti, grazie a nome del penitenziario. D'accordo, ma la smetta di parlare, la prego. Non dica un'altra parola, è una vera tortura. Il penitenziario non c'è più, è affondato! Sono solo su un'isoletta deserta! Sono un naufrago! Sono come Robinson Crusoe! Ma certo, tu devi essere il famoso venerdì, non è vero? E c'è anche sabato, e domenica, e lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e... Ma guarda, incredibile! C'è un altro venerdì! È un grande onore accoglierla nel nostro istituto, signor Bisturi. Un prigioniero di qualità come lei non capita tutti i giorni. Dovrei parlarle di una cosina a proposito di... lei mi capisce? Chi è quel pinguino? Johnny Bisturi, chirurgo estetico di San Francisco, dentro per esercizio abusivo della professione. Ti cambia i connotati con 3 colpi di scalpello. Ah, sì? Ti cambia i connotati? Ma chi è? Che cosa vuol dire? Che chirurgo elvetico? È un medico che ti rifà la faccia. Sì, tipo macellaio. Macellaio? Ma io non voglio diventare un salsicciotto. Che effetto vi fanno questi? Beh, non gli affiderei la mia sorellina. Abbiamo una sorellina. Chi sono? Siamo noi, imbecille! E abbiamo delle brutte facce. Ci servono delle facce che ispirino amore e fiducia. Così le guardie allenteranno la sorveglianza e noi potremo evadere. Sì, così andiamo a trovare la sorellina. Chiederemo a Bisturi di operarci. Oh! Salve, collega! Siamo i fratelli Dalton. 2650 anni di galera in 4. Bisturi, Johnny Bisturi, 6540 operazioni, tutte da solo. È esattamente quello che ci interessa. Un'operazioncina così, al volo, per assomigliare a... questo. Operarvi qui, adesso, voi quattro? Sarà dura, però avrò bisogno di un assistente. Non voglio farmi operare! Non voglio assomigliare a un salsicciotto, se no mi mangiano! Assistente, anestesia, per favore! Perfetto, verrà perfetto! Ce n'è uno che si è anestetizzato da solo, dottore. Coraggio! Inizia la vostra nuova vita! Oh! Non sono un salsicciotto! Un sorriso un po' forzato, però ce l'avremo sempre così! Vi rende molto più simpatici! Ah, signor Bisturi, il piccone non è certo fatto per lei. Conservi piuttosto la sua abitudine per... le sa cosa intendo? Venga con me! Ehi, buongiorno, fratelli Dalton! Che strano, i Dalton hanno qualcosa di diverso quest'oggi. Mi ispirano quasi una certa fiducia. Funziona! Avevo ragione, Everell. Vai a prendere un pallone. Hanno qualcosa di diverso i fratelli Dalton, ma non saprei dirti cosa. Vuoi dire che sono più simpatici? Ops! Oh, accidenti! Il nostro pallone è finito dall'altra parte! Che ne dici? Ho la sensazione che possiamo fidarci di loro! Con un sorriso del genere non possiamo rifiutarci! Ce ne mettono di tempo! Non ci credo! Ha funzionato! Ma anche a noi! Altro che reinserimento! Forse possiamo smettere di correre così! Buongiorno, signori! Cosa posso fare per voi, brava gente? Darmi in affitto? Ma ci mancherebbe! Con un sorriso del genere non vi si può rifiutare nulla! È per un deposito? No, per un prelievo! Dammi la cassa e in fretta! Della brava gente come voi! Ma è uno scherzo! Siamo i fratelli Dalton! Questa è una rapina!
I fratelli Dalton! Ma loro sono bruni, brutti, spietati, mal rasati! Il contrario di voi! Avanti un altro! Siamo i Dalton! Aio! Mamma, siamo tornati! Neanche mamma ti riconosce più! E la pelle ti è tutta a contatto con il calore! Bene, ci servono le nostre vecchie facce per lavorare, è più pratico! Ah, alla buon'ora! E il pallone? Ops! Fate più in fretta questa volta! Scusa, ma non sono quattro di solito? Signori, sto cercando il nostro bravo chirurgo. Se lo vedete, potete dirgli che, a proposito, lui lo sa. Alla fine preferiamo le facce di prima, quelle da canaglie. Non ci prendono sul serio con queste facce da brave persone. Due operazioni di seguito è un rischio, eh? Non ci fa paura. Beh sì, ma purtroppo non ricordo più le vostre facce. Non c'è problema, ho fatto un disegno. Ah. Dottore, ho un problemino con quella cosa che lei sa. Le avevo chiesto un mento un po' più volitivo, non una portaerei. Non faccio più correzioni su ordinazione, ma sono certo che troveremo un punto d'incontro. Si può sapere con chi sta parlando, Doc? In nome del cielo, e voi chi siete? Ma non lo vede che siamo i fratelli Dalton? Voi i fratelli Dalton? Everell, ci restano 4.356 anni da scontare. Approfittane per fare un corso di disegno. Mamma, me, mame, mimo, e mu, 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 me, mu, 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 no! Sapete come si scrive mamma? Non ne ho idea, perché? Vorrei scrivere una lettera alla mamma, dato che domani partirà il carro postale. Scrivere una lettera? Ah, ho capito, Joe, hai un piano. Basterà nascondersi dentro a questi sacchi e il carro postale ci porterà fuori dal penitenziario. Credo di non aver capito bene. Qual è il piano? Non importa, infilati nel sacco, ti spiegherò tutto più tardi. Quelle api si sono chiuse dentro quei sacchi! Rischiano di soffocare! Devo salvarle! Niente paura, piccole apette! Rantanfata la riscossa! Facile come spedire una lettera! Caramba! Quello è su un carro postale! All'attacco! Yo soy el cucaracha, el bandido de los bandidos de la frontera. Esta aquí es una rapina. Non è giusto, non potete rapinarmi. Nessuno ha mai assaltato un carro postale. Ramon, Quesos, la dinamita. Tienes tú la dinamita, ¿vero, Quesos? No la tengo yo, Ramón. Era tu turno de prenderla. ¡Caramba! ¡Soy circundado de estúpidos! ¿Cómo podemos rapinar un carro blindado sin la dinamita? Magari con la chiave. ¿La chiave? No es posible. No son cosas que fan y bandidos. Yo tengo una reputación. Bueno, se puede far con discreción en México. ¡Vamos! Ci hanno rapinati. Che umiliazione. Oh no!
dei funghi giganti hanno rapito le mie povere apette! Sicuramente vogliono rubargli tutto il miele! Avete visto? Nient'altro che lettere! Perché ste sacco di feaio? Non sapevo che ci fossero anche dei pacchi! Ma chi siete vosotros? Colleghi, amigos, siamo appena evasi dal penitenziario. Poche storie! Vosotros siete miei ostaggi! Non ci si comporta così tra colleghi. Io faccio quello che mi gusta! Chiederò un riscatto al penitenziario, sennò ve ammazzo todos! Siamo degli ostaggi, quindi non siamo più dei detenuti evasi. Ma dove sono? Chiederò ai bagnanti di quella piscina se per caso le hanno viste. Buongiorno, signora. Sto cercando delle apette che sono state rapite da tre funghi giganti cattivi. Siamo prigionieri. Prigionieri? Non siamo più degli ostaggi. Non è giusto, non è giusto! Accidenti, traditori, la pagheranno! Non so perché mi trattengo! Perché sei legato come un salame? Ehi, che bella idea! Dopo me la puoi prestare? Anch'io avrei bisogno di pulirmi le unghie. Nessun problema, gringo! È venuto a liberarci! Che sia ben chiaro, non voglio liberare voi, ma la mia posta. È la prima volta in tutta la mia vita che assalto un carro postale. Sai come si dice, c'è sempre una prima volta. Ah! Ah! Le apette! Le ho ritrovate! Beh, grazie e tanti saluti, noi ce ne andiamo. Tornate qui! Voi siete i miei pacchi e devo portarvi al deposito! Siamo dei pacchi? Allora non siamo più degli ostaggi! Quanto è buffo questo postino! Deve essere un po' sfidato! Per essere un postino non me la cavo affatto male con la pistola! Potrei addirittura fare carriera! No, Gringo! Questi sono i miei ostaggi! No, quelli sono i miei pacchi! No, che confusione! Non ci capisco più niente! Mi gira la testa! I miei ostaggi! No, i miei pacchi! No, le mie apette! I miei detenuti! Perché tutto questo disturbo? Amigo! Sentime! Ora tenemo su un servizio postal puro in Messico! Il primero carro deve passare tra una ora! Caramba! E io sarò il primero bandito ad assaltarlo! Adios, gringo! Ma non è giusto! Io devo consegnare la posta ed esigo rispetto! Non importa niente a nessuno della tua posta. Dal momento che rappresento l'amministrazione penitenziaria, la sollevo dalla responsabilità di consegnare i quattro pacchi, signor postino. Ah, beh, visto che non gliene importa niente a nessuno, mi licenzio. Quel poveretto deve essere un po' depresso. La posta per voi, fratelli Dalton! Una lettera del postino. Ha cambiato lavoro. Adesso assalta i treni postali. Ci ringrazia per avergli fatto scoprire la sua vera natura e si firma Jesse James. Una lettera? Quale lettera?